Buon pomeriggio, benvenuti alla seconda sessione di dimostrazione di volo di Drones Beyond 2022. Ricordo a tutti, Drones Beyond è l'iniziativa sull'Urban Air Mobility, evoluzione e prospettive organizzata dal Distretto Tecnologico Aerospaziale, Comune di Bari e Regione Puglia. Siamo all'esterno, come ieri, perché ci saranno una serie di dimostrazioni di volo live in diretta, che verranno eseguite attraverso l'infrastruttura che è stata attrezzata per l'occasione. Questa iniziativa, questo evento è un'occasione per presentare il Bari Urban Drone Range, un'infrastruttura che è stata appunto sviluppata dal DTA insieme anche a un'altra serie di stakeholder e ha due elementi principali, che sono il vertiporto e la control room. Il vertiporto è quello che potete vedere dietro di me, è un'area attrezzata per il controllo delle operazioni, il comando delle operazioni e il decollo e l'atterraggio dei droni. È stata realizzata anche con il supporto di AMT Services, azienda partner con noi del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti, che ha realizzato una serie di capacità legate ai segnali luminosi per il decollo e l'atterraggio, l'utilizzo di telecamere per il controllo delle aree e la sicurezza degli accessi. Il secondo elemento di questa infrastruttura è la control room, che è una sala di controllo dello spazio aereo circostante e le operazioni. Vediamo adesso sullo schermo, insomma, Vincenzo, e gli altri operatori. Ciao Vincenzo, Ciao magari ci Mario, dai ciao a qualche tutti. indicazione della control room come Sì, ieri? sono qui in control room, li vediamo un po'. Ora stavo appunto guardando di flight lo stato dei nostri, le nostre piattaforme su questo portale, il traffico unmanned. Ora qui ho una copia su questo display del comando e controllo del pilota, lo stato del segnale GNSS e come detto la vista e l'infrastruttura Ti del chiedo fra vertistop. quanto tempo inizieremo con la prima missione di volo, quando è previsto il decollo? Abbiamo giusto qualche problema col vento, stiamo aspettando qualche minuto per decollare. Ok, ovviamente le condizioni meteorologiche per la realizzazione di questo tipo di demo è molto importante ed è determinante, insomma, per il decollo del drone. Intanto possiamo però presentare la prima missione che è stata realizzata da DTA con il supporto e l'aiuto di Xprivia. Il titolo della missione è Urban Territorial Control, quindi controllo territoriale urbano. Con noi c'è Pietro Noviello, che è responsabile Delivery Center dell'area Innovation Marketing e Technology Lab di Xprivia. E nella sala di controllo, insieme a Vincenzo, c'è Gennaro Paduanelli, che è progettista software di Xprivia. Allora, parlo con Pietro. Buongiorno Pietro, ti chiedo di darci una descrizione generale di quello che vedremo oggi. Sì, buongiorno a tutti. Allora, oggi vedremo una missione in cui il drone sorvolerà alcune strade qui all'interno della Fiera del Levante e della console, quindi potremo monitorare la console che abbiamo realizzato, potremo monitorare in tempo reale il volo del drone, monitorarne i parametri rilevati dai sensori di bordo, quindi relativi essenzialmente alla velocità, alla latitudine, all'altitudine, al pitch, al roll, quindi tutte quelle informazioni che di fatto determinano l'assetto della macchina. Al contempo vedremo anche che la telecamera, che la gimbal collegata al drone, effettuerà una serie di riprese. Queste riprese in tempo reale potremo vederle sempre sulla nostra dashboard. E nel frattempo lo stesso flusso video andrà in input ad una rete neurale, un algoritmo di intelligenza artificiale che abbiamo addestrato, che diciamo, cercherà di riconoscere quindi gruppi di macchine che in qualche maniera diciamo, creano degli ostacoli al traffico. Diciamo che la demo è alquanto esemplificativa per dimostrare diciamo, effettivamente come l'utilizzo di uno strumento a guida remoto o anche a guida autonoma e un'intelligenza artificiale possa di fatti diciamo, eseguire delle attività che, diciamo, automatizzate che di fatti diciamo, segnalino delle situazioni anomale chiaramente rispetto a quel che può essere l'interesse effettivamente dell'utilizzatore finale della soluzione. In questo caso parliamo di traffico, diciamo, no? Per ogni gruppo di auto che in qualche maniera crea un ostacolo al traffico, vedremo che sulla dashboard sarà posto un placeholder, un segnaposto che appunto vuole attirare l'attenzione, diciamo, rispetto al fenomeno catturato. Intanto vediamo dalle immagini che Roberto, il pilota di questo volo, pilota, coordinatore delle operazioni di volo del DTA anche,
ha appena armato il drone, quindi penso che avremo un decollo nei prossimi istanti. Chiedo a Vincenzo conferma di ciò. Ciao Mario, sì, a breve partiamo, manca davvero poco. Perfetto, quindi a questo punto attendiamo qualche secondo per vedere il drone iniziare il decollo. Si vede in lontananza, ho visto che c'era un aereo in atterraggio. Vincenzo magari mi può dare più delucidazioni su questo, forse c'era anche una compresenza con dei voli di traffico aereo dell'aeroporto. Ciao Mario, in realtà siamo pronti a partire, ho appena sentito Roberto, spostiamoci sul decollo. Ok, perfetto, vediamo il drone che si è acceso, adesso prenderà velocità e partirà. Quindi Pietro, decollo effettuato, possiamo ritornare a descrivere il caso d'uso. Come dicevamo, controllo urbano del territorio, quindi l'idea è che il drone è una piattaforma che in questo caso sta facendo acquisizione di un dato che poi voi prenderete e tratterete. In che modo voi fate questo trattamento di dati? Allora, in questo momento il dato viene acquisito in tempo reale, quindi tramite il collegamento tra la Ground Control Station e la nostra dashboard. Quindi tutti i dati vengono acquisiti in tempo reale, ma al contempo vengono anche persistiti per poter fare effettivamente delle analisi a posteriore, diciamo, no? Quindi questo vale sia per i dati di telemetria che la piattaforma ci sta inviando, sia per i dati relativi al video che sta in questo momento catturando. Ora diciamo inquadrato il drone, ma dopo vediamo se si riesce a inquadrare la dashboard, quindi la control room di Esprivia, vediamo un attimo quello che sta accadendo, diciamo, sulla nostra cartografia. Sì, chiediamo quindi collegamento nella control room, dove Gennaro, sempre di Esprivia, può darci qualche dettaglio in più su quello che si vede dalla dashboard. Certo, salve a tutti, qui potete osservare come il drone viene tracciato, viene eseguito mentre nei suoi spostamenti. Qui sulla sinistra potete vedere anche le riprese che in tempo reale arrivano dalla gimbal a bordo drone, e inoltre qui sulla destra potete vedere alcuni dati come parlava, di cui prima ne parlava il collega Pietro, che riguardano il pitch, il roll e il yaw, e quindi comunque dati fondamentali per la comprensione dell'orientamento aereo del drone. Ok, quindi parlavamo anche con Pietro prima dell'intervista che questa dashboard, questo centro di controllo, insomma, di Esprivia ha la possibilità anche di mostrare oggetti che non sono soltanto droni, ma in generale tutti oggetti della mobilità urbana. Esatto, infatti la dashboard è una dashboard general purpose, nel senso che è in grado di acquisire, diciamo, informazioni da qualsiasi oggetto di interesse che è dispiegato all'interno dell'area di interesse. L'area di interesse non è limitata soltanto alla Fiera del Levante, dietro sotto abbiamo un potente motore cartografico 2D, 3D, che di fatto ci permette di mappare i terreni un po' di tutto il mondo. L'importante è che le informazioni, diciamo, chi fornisce i dati abbia una connessione 5G, sia monitorabile soprattutto, quindi esponga le cosiddette API, diciamo, per poter essere monitorato, e quindi, diciamo, è adattabile a qualsiasi sistema, diciamo, quindi sia oggetti fissi sia oggetti in movimento. In questo momento, ad esempio, vediamo tutta una serie di placeholder che il nostro sistema in tempo reale tramite il processamento delle immagini sta piazzando, e sono relative a gruppi di automobili, quindi tra di loro, diciamo, quindi gruppetti di automobili che soddisfano una certa numerosità. Quindi è dimostrare appunto che anche l'intelligenza artificiale che, diciamo, sta elaborando il flusso video frame per frame, diciamo, sta lavorando in maniera corretta. Ti chiedo di descrivere il caso d'uso di questa missione in particolare, cioè in questo caso abbiamo parlato di controllo di territorio urbano, ma in particolare la missione era legata al controllo di traffico eventuale, quindi di trovare ingorghi stradali. Sì, diciamo, come dicevo prima, poi implicitamente l'ho anche raccontata, è, diciamo, un caso esemplificativo, quindi dimostrare come un sistema automatico possa di fatto essere di supporto agli operatori, in questo caso parliamo degli operatori del traffico, comunque in generale agli operatori municipali, quindi della municipalità,
per rilevare in automatico fenomeni che sono di interesse specifico, no? In questo caso il caso dice, è semplificativo ed è individuare effettivamente gruppi di automobili che in qualche maniera creano un ostacolo alla circolazione. Poi magari nella pratica non è vero, visto che comunque non ci sono dei veri ingorghi, però la finalità è quella. Quindi con un sistema del genere si potrà monitorare, fare una ispezione anche del manto stradale, riconoscere delle buche, chiaramente, no? Oppure comunque, che ne so, presenza di oggetti non consentiti in zone a traffico limitato, rimanendo chiaramente nell'ambito della mobilità. Poi in realtà la soluzione è adattabile a qualsiasi scenario che si voglia monitorare, quindi monitorare qualsiasi cosa che effettivamente sia in grado di mandare dati. Quindi una serie di casi d'uso legati alla città. A questo punto vediamo quale può essere la visione del futuro, perché ovviamente questa è una versione sperimentale, dimostrativa, che noi stiamo vedendo oggi, ma in futuro probabilmente una dashboard, un centro di controllo di questo tipo potrebbe essere a disposizione ad esempio delle forze dell'ordine o del comune in generale. Ma può essere a disposizione in generale anche del cittadino. Allora, se inquadriamo nuovamente la dashboard di Esprivia, quindi la control room, magari chiedo al collega di Gennaro di fare uno zoom sul monitoraggio delle linee dell'AMTAB. Sì, Gennaro, se magari ci puoi dare qualche dettaglio in più sulle linee dell'AMTAB che vediamo sulla dashboard di Esprivia. Certo, allora la piattaforma della dashboard è collegata ai sistemi dell'AMTAB, da cui riceve in tempo reale, a intervalli di 15 secondi, aggiornamenti su quelli che sono gli autobus in circolazione attualmente sul territorio di Bari. In particolare qui stiamo osservando la linea 22 e 42 che percorre un po' tutta Bari e costeggia quella che è l'area della Fiera del Levante. È possibile osservare anche quelli che sono i capolinea associati alle linee. Forse ci sono alcuni problemi con la regia. Intanto do una comunicazione di servizio. Mi hanno comunicato come ieri mi hanno chiesto di spostare le auto che sono lungo la strada di Lungomare Starita, in quanto successivamente ci sarà un blocco del traffico per appunto le operazioni di volo e anche il drone light show del pomeriggio. Ritornando quindi al discorso delle linee dell'AMTAB, parliamo anche di mobilità cittadina, non solo mobilità privata, quindi un singolo veicolo, un singolo drone, ma anche autobus ad esempio. Sì, come dicevo prima, il sistema può monitorare tutto, ovviamente nell'ottica della smart mobility, quindi il tema è proprio la smart mobility urbana, quindi parliamo di servizi congiunti di terra e di aria. Quindi aver inserito all'interno di questa missione anche la possibilità di monitorare degli autobus è sempre, come dire, per dare un messaggio della serie che magari non tanto per il trasporto delle persone, ma almeno per il trasporto delle merci, si va sempre più verso, lo dimostra anche l'infrastruttura che è stata attrezzata qui, il vertiporto, si va sempre verso una mobilità, intermodale, no? Per cui grazie a questi vertiporto, che chiaramente avranno anche un impatto sull'architettura della città stessa, sarà possibile creare delle stazioni di scambio dove di fatto oggetti che arrivano con mezzi di terra potranno essere presi in consegna dai droni e trasferiti a destinazione, quindi in maniera, quindi portando un beneficio al cittadino, quindi è tutto questo nell'ottica chiaramente della cosiddetta mobility as a service, mobility on demand e via discorrendo. Queste sono le tematiche calde con cui la Smart City si sta confrontando in questo periodo. Argomento molto interessante e molto attuale. Grazie Pietro per la tua descrizione, grazie anche Gennaro che è in control room. Quindi la prima missione è conclusa, vediamo che sul pad del vertiporto, del vertipad c'è